avevo mai visto un mercato come quello. C'era davvero di tutto. Ma Barbon doveva dei soldi alle sentinelle dell'Ansa e non vedeva l'ora di andarsene. Rimettete subito le armi nella fondina. Chi va là? Fatevi vedere. Piano, niente movimenti bruschi. Che mi venisse... è Barbon! Ehi, ragazzi, sarà meglio perquisirli, questi due. Allora, vecchia spugna, cosa porti questa volta? E chi è questo ragazzo? Ascolta, capo, sono sicuro che possiamo trovare una soluzione. Ma certo, andiamo a fare due chiacchiere. Tu tieni d'occhio il ragazzo. Non muoverti! Dico a te, resta dove sei! Bella a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Drapnici e bentornati in questo nuovo episodio di Metro 2033. Comunque, oggi troviamo in questo video, questa parte lo so che l'avete vista anche nello scorso video, ma purtroppo il salvataggio riparte da qui e quindi io non posso fare nient'altro e ripartiamo da qua. Comunque... questi due possono passare. Sì, sì. Benvenuti levati al mercato. Levati. Diamoci una mossa. O preferisci goderti ancora un po' la loro compagnia? Ehi, non parlarmi con quel tono. Siamo nella merda fino al collo. Non ho i soldi per saldare il mio debito con quei tizi del carrello. Saremo fortunati se ci permetteranno di spalare merda per il resto dei nostri giorni. Che bello. È un ostacolo difficile da superare. Non ci puoi girare attorno. Dall'Ansa non possiamo andare. Ascolta, eccoti delle cartucce. Va a procurarti un paio di filtri, ok? Ho un'idea. Devo andare a parlare con una persona. Se qualcuno mi sente, rispondo. La Tania ci sta. Qui in Mosca, stazione sotterranea. Ok, dobbiamo comprare dei filtri. E non filtri per farsi le sigarette, ma filtri per la nostra maschera antigas. Probabilmente devo andare qua. Vediamo un po', Mercato. C'è una lunga galleria che porta dalla superesca all'insediamento. Tutto il necessario per sopravvivere in aree pericolose. Allora, no, la dinamita adesiva. Dinamita del pugnale. Allora, pugnale, ce ne prendiamo. Ce ne mettiamo 5. Dovrebbe durare circa 20 minuti. Filtri, vabbè. 1, 2. D'accordo. Basta. Una cura per ogni male. Farmaci. Quanto è... dovrebbe durare circa 20 minuti. Affare fatto. D'accordo. Torna a fare scontare. Ok. Commerciante della merda. Basta. Ok. Come stai? Notizia. Scambio di proiettili. Non riesci più a distogliere. Dove starà Barbon adesso? Di qui possono passare solo i residenti e gli operai della zona. Ok, va bene. È per questo. Vendo, compro. Vediamo 20, che ci sta. Gli altri possono fare. Vediamo 20. Ah, vabbè, vendi le pallottole qua, no? Quindi a nulla. Ottimo affare. È ottimo affare se non abbiamo fatto niente. Dai, mamma, compriamo un topo. Sta zitta, Kate. E ne ho già comprato uno la settimana scorsa. Ti prego, mamma, ci giocherò per un pochino e poi lo lascerò andare. Hai già un orsacchiotto per giocare. Smettila di sprecare il cibo. Ma compra il topo. Mio cugino dice che i bambini che si allontanano troppo vengono catturati. Sto solo dando un'occhiata alla prospect. Dice che il nemico non voleva distruggere. Ma dove starà sto Barbon? Durante l'attacco iniziale lo colpì con... Beh, mi sono messo d'accordo con un tizio. È un avido bastardo. Ma non possiamo farci nulla. Quando capirono cos'era successo, andiamo allora. L'arma aveva già distrutto tutti quelli che si trovavano all'interno. E centinaia di persone nella sotterranea del mercato. E così il Cremlino è ancora lì, dietro le sue mura. Oggi allora, andare alla polis e trovare il Ranger Miller, descrivere la situazione del suo mercato. Salire in superficie con Barbon. Come se non lo sapessi. Qualcuno sa in quale galassia si troviamo. Piaccia i soldi e sparisci. Nella Via Lattea. Ma non credo. Ho già pagato, Mike. Per l'astronomia. Però non hai pagato me. Ma se non ti interessa passare, non ci puoi girare in merda. È proprio un piacere fare affari con te. Dai, stavo solo scherzando. Nessuno. Ci sono se qualcuno mi sente. Tenetemi pronti, la porta si sta aprendo. Qui in Mosca. Sicuro, comandante. Sotterranea per mercato. Quanto odio queste cose. Qui è la metropolitana di Mosca. Passo. Andiamo, prendiamoci sta pistoletta per ora. Rispondete, per favore. Dove non ho munizioni. La bastarda, non ho munizioni. Perfetto, andiamo in... senza munizioni. Beh, sembra tutto tranquillo.
E andiamo fuori. Resta dove sei! Prendeteli! Datti una mossa, ragazzo! Ah, dobbiamo pure correre adesso. Città morta. Quando sbucammo tra le rovine di Mosca, provai paura e dolore. Ma dopo una vita passata sottoterra, notai anche la strana bellezza del cielo buio e del paesaggio congelato. Ecco la città morta, borbottò Barbon. Benvenuto a casa, Artyom. Fai molta attenzione ora. Ok. Io ho bisogno di belle munizioni. E questo è un cittadino felice. Stalker, quei pazzi salgono in superficie quasi ogni giorno in cerca di rottami, munizioni, tutto quello che trovano. Mi sembra giusto, no? Capita di vederne morti e congelati, come pupazzi di neve vestiti di stracci. Nostra la stanza a fondo, potresti trovare un altro deposito. Spesso ricavano dei nascondigli in superficie per ogni eventualità. Quindi okay. Se ti guardi bene attorno, non ci mancheranno filtri di ricambio e munizioni di ogni tipo. Ok, quindi cerchiamo le munizioni. Cosa c'è qui? Ah, un filtro. Ci farà sicuramente comodo. Filtro, perfetto. Benissimo. Dove sei? Grazie, amico. Sei pronto? Andiamo. Sì, grazie, amico, però... Vabbè, andiamo, dai. Meglio non rischiare, comunque andiamo, dai. Dobbiamo raggiungere il pozzo di ventilazione che useremo per scendere nella stazione alta. Poi ci divideremo e ti darò il mio AK, come promesso. Va bene. Andiamo? Vai avanti tu, perché io... ho molta paura. E eccola là. Mo? Nasconditi, ragazzo. Via, via. Nascosto. Se incontriamo la bestia all'aperto, infilati nel primo buco che trovi. Alcuni li chiamano demoni. Per me sono solo stronzi. Non mica solo per te. Andiamo. Dai, veloce. Ecco la città morta. Benvenuto a casa. Bella. Questa sì che è una botta di culo. Dovrei fare il giro, Artyom. Non mettere i piedi nelle pozze, se vieni contaminato sei freddo. Ah, ecco perché perdevo vita. Devi raggiungere un condotto di areazione nel cortile posteriore. Ti porterà alla stazione arida. Ti aspetterò nell'edificio. Al piano superiore c'è un nascondiglio di Ranger. No, non mi lascia da solo. E non mangiare la neve gialla. No, 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 no. E dai. Merda, sì, io rimango qua. Vai dove vuoi, io ti aspetto qua. Oh, mamma mia, dai, sti suoni, no. Devo andare di là, ok. Ma io ho una paura fottuta. Devo andare qua. Ehi. Perché ho sparato? Armi. Munizioni. Tutto. Allora, la luce, come si accendeva? Ok. Come si carica così? Dai, carichiamoci un attimo la lucetta nostra. Perché sennò io senza luce ho paura. Ok, la luce no, è carica. Quindi vediamo un attimo la bustola dove dice di andare. Dritto. Perfetto. Prendiamo l'arma. Ciao. No, 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 non ti faccio niente io. Dai, è vero che sei morto? Ok, muori. Ottimo.
Perché mi devo sempre cagare sotto. Ehi. No dai, sti rumori qua non me li potete mettere. Mica c'è sta un'altra. No. Basta che non mi fanno questi sbucate improvvise che ragazzi davvero. Oddio, no, 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 no. No, 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 no. Oh, via, 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 via. Ah, ok, quindi se gli arrivo vicino, con un colpo li faccio fuori. Perfetto. Perfetto. Sei morto, vero? Oh sì che sei morto. Ok, questa doppietta mi sta salvando la vita. Ehi. No, no, dai. Che, perché mo di questo colore? No, io li odio i posti bui, ragazzi, mamma mia. Ma se io ho paura? Mannaggia a te, Arzio, potevi startene tranquillo a casa tua, cioè. Oh, vabbè, già stare all'aria aperta è un po' meglio. Ah, stanno lì sopra, vabbè. Io devo scendere giù. Ok, morto, perfetto. Ma solo quando sei brutto. Ehi, perché non muori? Ok, ora sei morto. Oh, ehi, aia, aia, aia. No, 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 armi, 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 armi. Tieni. Esplodi? No. Io voglio la mia vabbè. Tieni. Ok. Ma io voglio il mio la mia bella doppietta. Oh. No. Tre. Ok. Aspettate un attimo. Mettiamoci qua. No. Ok, ricarichiamo un pochino. No, è carica, perfetto. M, la bussola ci serve. Dove dobbiamo andare? Dritto di qua. No, di qua, ok. E andiamo. No. 4. Mamma mia, ragazzi. Mamma. Oh, mamma mia. Rapidamente. Aia, mamma mia. Mi sono cagato in mano. Mamma mia. Ce l'abbiamo una medicina, curiamoci. Addio. Ah. Ma che schifo che sei tu comunque. Kit medici, perfetto, perfetto. Comunque guardiamo un po' da tutte le parti perché le munizioni qua sono davvero carenti e in più sono fondamentali. Madonna, ma perché ci sono questi suoni qua delle altalene? Io non ce la faccio. No, i ricordi. Mamma mia. No. Accenditi, no, no, no. Io senza luce non ci sto. No. Che è successo ora? No, i bambini. Perché mi ha portato? Cosa li attende? Oddio.
Oh, è ancora vivo. Mannaggia te. Ma muori. No, 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 no. Aia, aia. Vai, vai via. Ma non vuoi morire tu? Vuoi proprio... Ma lasciami in pace. Ma vai via, su. Fatemi controllare di là. Perfetto. Andiamo. Ma dentro tranquilli. Io riesco... Ah, ma questi sono, diciamo, in un certo senso i ricordi di ogni persona, quindi i ricordi di ciò che c'era prima del disastro nucleare, quindi prima che venissero questi tetri sulla Terra. Cioè, guardate quanta distruzione. Comunque anche questi giochi, ci sono tanti di questi. Tu intanto muori anche tu, da dietro non si colpisce. Cattivo, accuccia. Accuccia. Accuccia, 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 belli. Che okay, cagnolini? La cuccia? Oh! Aia, 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 aia! Oh, quanti ce ne sono! Aia, 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 via, 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 ritirata! Oh! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, aia! Mamma mia, aia, 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 aiutami! San Napoli, no, 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 no! Aia, 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 no, no! Via, 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 via! Vai via, muori, aia. Ok. Ho la maschera spaccata, mamma mia. E adesso? Ci si è spaccata la maschera. Dove dobbiamo andare, M? Di là, perfetto. Abbiamo la maschera spaccata, maledizione. Oh. Perfetto. Ok, abbiamo cambiato la maschera. Ora M. Boh. M. Vediamo un attimo. Qua su, quindi volendo... Come ci salgo? Come ci salgo qua su? Allora, vediamo un attimo se... Ehi, non fate spari strani, eh. Ah, ok, da qua. Tu hai fatto proprio una bella fine, ma io me ne vado qui sotto. M. Controlliamo sempre la direzione da prendere di là. Oh, mamma mia. Bastardo. Oddio, ragazzi, mi sono cacato sotto. Non ho più medicine. Non ho più medicine. E tu stai ancora qua. E dove devo andare ora? Dove vado? Ok. E queste sono trappole di banditi. Però fatemi controllare.
ok. Calma. Mamma mia, certo che... ragazzi, è una cosa assurda sto gioco. Mamma mia. Vabbè ragazzi, per questo video lo concludo qua. Prima che io muoio di infarto e di paura, io dovete sapere che mi cago in mano abbastanza facilmente. Già col buio e questa atmosfera qua, io già sto mezzo morto. Comunque, io vi ricordo di mettere mi piace, scrivere e commentare. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!